Allora, oggi introduciamo, rimaniamo sempre nel contesto dei modelli di sistemi elettrici, però introduciamo un nuovo elemento, un tripolo, l'amplificatore operazionale. Okay. Allora, vediamo un attimo cosa ci serve conoscere di questo oggetto per poterlo modellare in una rete. Allora, la simbologia che useremo è questa. Per noi un amplificatore operazionale sarà indicato con un triangolo che ha tre morsetti, è un tripolo a differenza diciamo, degli altri oggetti che abbiamo visto finora. Ha due morsetti d'ingresso che vengono distinti con un segno, meno e più. Il polo che entra sul morsetto col meno viene detto polo invertente e l'altro polo non invertente. E poi abbiamo l'uscita. A volte si indicano per completezza altri due collegamenti diciamo di questo oggetto che in realtà rappresentano il fatto che a differenza degli altri dei bipoli che abbiamo visto che erano elementi passivi resistenze, induttanze e capacità questo è un elemento attivo nel senso che possiede, viene alimentato con una certa tensione di alimentazione che indicheremo con VCC, più VCC e meno VCC e quindi fornirà in uscita una certa tensione V che dipende dall'ingresso applicato ai morsetti d'ingresso. Ora, fin qui, diciamo, ancora non abbiamo introdotto quella che è la vera particolarità di questo oggetto, che in sostanza in realtà è anche abbastanza semplice. Ora, con le convenzioni che abbiamo indicato in questo modo, vedete che il segnale d'ingresso è considerato positivo con la freccia rivolta verso il polo invertente e diciamo se usiamo questo tipo di convenzione l'uscita, la V, non è nient'altro che una copia dell'ingresso amplificata di un fattore diciamo A. È invertita, metto il segno meno perché per come ho usato le convenzioni della figura, vedete, il segnale d'ingresso ha la freccia sul polo, sull'ingresso invertente. Se l'avessi messo al contrario avrei messo un più. Però questa diciamo, è la convenzione tipica diciamo, con cui viene presentato. Ora, la peculiarità di questo oggetto, quindi di fatto vedete, per questo è un amplificatore perché amplifica fondamentalmente il segnale d'ingresso. La cosa particolare è che questo valore A per gli amplificatori operazionali è un valore molto alto, cioè è dell'ordine di 10 alla 6, in alcuni casi può arrivare anche a 10 alla 7, diciamo, il valore tipico è 10 alla 6, quindi è un valore molto grande, amplifica il segnale d'ingresso almeno un milione di volte. Okay. E la seconda diciamo, cosa interessante è che l'impedenza che si osserva sul, diciamo, sullo stadio d'ingresso, cioè se mi vado a mettere sullo stadio di, se guardo il sistema qui, dai due poli, vedete, i due morsetti d'ingresso sono un bipolo visto dall'ingresso, quindi posso valutarne l'impedenza d'ingresso. Questa impedenza d'ingresso, chiamiamola Z con I, è anch'essa dell'ordine di 10 alla 6 ohm. Ok? Quindi sono due valori molto molto grandi. Da questo scaturiscono due proprietà abbastanza interessanti e che sono poi le uniche due cose che fondamentalmente ci interessa conoscere per poter gestire questo tipo di oggetto nell'ambito della costruzione di un modello ISU e di un'eventuale rete che lo contiene. Allora, la prima cosa interessante è questa. Noi supporremo sempre, salvo controindicazione esplicita, che questo oggetto lavori in regime lineare. Cosa voglio dire? Abbiamo detto che in ingresso applichiamo un certo segnale E, in uscita questo viene amplificato invertito di un fattore A, quindi avremo un segnale che ha la stessa forma di quello precedente, però se questo
qui valeva 1, in questo caso qui sarà meno A, quindi meno un milione dovrebbe essere, cioè meno un milione. In realtà questo oggetto si comporta e si può comportare in un regime lineare a patto che il segnale di uscita, la tensione di uscita, rientri nell'intervallo più meno più VCC. Cioè noi supporremo per ipotesi che la V sia sempre nell'intervallo meno VCC più VCC. E quindi l'amplificatore diciamo, si comporti effettivamente come un segnale, come un sistema diciamo, che amplifica, quindi un sistema lineare. Se l'uscita dovesse, diciamo, se il segnale d'ingresso fosse più grande di quello necessario a sviluppare questa uscita, cioè un'uscita contenuta in questo intervallo, quello che succederebbe è che l'amplificatore non potrà portare in uscita un segnale più grande, ad esempio, di VCC, perché se alimentato con una tensione al più VCC, in uscita non può dare una tensione più alta di quella con cui viene alimentato. Okay? E quindi l'uscita verrebbe tagliata, cioè osserveremo in uscita un comportamento di questo tipo, cioè segue l'ingresso fino a un certo punto, poi viene tagliato, segue un'altra volta l'ingresso fino a un certo punto, poi viene tagliato e così via. Avremo cioè un comportamento evidentemente non lineare. Okay? Noi supporremo di non lavorare mai, salvo controindicazioni, in questo tipo di regime. Supporremo di essere sempre in regime lineare. Bene? Detto questo, ora osserviamo che se la tensione di ingresso tipica di un amplificatore operazionale, cioè su una schedina, gli amplificatori operazionali sono integrati, quindi lavorano su PCB, su schede, che vengono alimentate normalmente a 5 volt, cioè quindi più o meno 5 volt, oppure più o meno 12 volt, o proprio al massimo più o meno 24 volt. Queste sono le tipiche tensioni di alimentazione di un amplificatore operazionale, cioè più di 24 non li trovate. Okay? Bene. Se, diciamo, proprio già nel caso migliore, abbiamo a disposizione un range che va da più o meno 24 volt, quanto deve essere al più grande il segnale di ingresso, se vogliamo, per ipotesi, restare in un regime lineare? Deve essere 24 diviso 10 alla 6, per non dire 10 alla 7. Quindi parliamo di tensioni dell'ordine di 10, diciamo, a meno 5. E quindi stiamo parlando di tensioni estremamente basso, cioè siamo proprio all'ordine del rumore termico in un circuito, no? Quindi, visto che siamo in un ordine così basso, possiamo ritenere in pratica, diciamo da queste considerazioni, possiamo ritenere di fatto che il segnale di ingresso E, cioè la caduta di tensione sullo stadio di ingresso, sia all'incirca 0 volt. Ok? Per quello che ci siamo detti, cioè non sarà proprio zero, però confrontato con le altre tensioni che normalmente troveremo sugli altri elementi delle maglie dove questo oggetto è collocato, 10 a meno 5 è una tensione trascurabile, quindi supporremo che sullo stadio di ingresso in pratica non ci sia caduta di tensione. Quindi l'unico bipolo che noi in realtà conosciamo che ha una tensione ai suoi capi nulla è il cortocircuito. Trovate? Cioè solo un cortocircuito ha tensione nulla indipendentemente da quella che è la corrente che lo va a attraversare. Quindi è come se fosse un cortocircuito. Ci siamo? Beh, facciamo ora un'altra osservazione. Consideriamo la corrente I che circola in questo bipolo, no? Cioè quella che entra sullo stadio d'ingresso. Bene, abbiamo detto che la differenza di potenziale in ingresso, nelle ipotesi che abbiamo considerato, è dell'ordine, abbiamo detto, di 10 a meno 5, no? Ma al massimo. Ma l'impedenza di ingresso è dell'ordine di 10 alla 6. Quindi quanto vale
questa corrente, piccolissima, irrilevante. Quindi, sempre per questa ipotesi che abbiamo fatto, potremmo dire che la corrente nello stadio d'ingresso è anch'essa all'incirca 0 ampere. Ci siamo? Ma qual è l'unico bipolo che noi conosciamo che, qualunque sia la tensione sui capi, in pratica, cioè nel range di funzionamento che stiamo considerando, ovviamente, dia sempre una corrente nulla? È il circuito aperto. Ecco, ci troviamo di fronte a un paradosso, se guardiamo lo stato d'ingresso, perché ci troviamo nel bipolo, visto dallo stato d'ingresso è un bipolo, che si comporta simultaneamente sia come un cortocircuito che come un circuito aperto. Vedete, è una condizione assolutamente strana rispetto a quello a cui siamo abituati sulle reti tipicamente. Questo, diciamo, fenomeno, insomma, questa proprietà, diciamo, almeno in questo corso io a volte la chiamerò cortocircuito virtuale, no? Giusto per battezzarlo in qualche modo. Bene, queste sono le due proprietà che dobbiamo ricordare di impiegare quando coinvolgeremo questo oggetto nell'ambito della scrittura delle equazioni di una rete che lo contiene. Quando scriveremo, cioè, una maglia, l'equazione a una maglia che contiene lo stadio d'ingresso, la caduta ai capi di questo oggetto la dovremo ritenere nulla. Quando considereremo un nodo che coinvolge uno dei morsetti d'ingresso, dovremmo ritenere che la corrente che entra o esce da questo oggetto, sullo stato d'ingresso, sia praticamente nulla. Okay, queste quindi sono le due proprietà che sono l'unica cosa che ci serve conoscere per poter gestire questo oggetto. Okay? Lo stadio di uscita in realtà è come se fosse un generatore ideale di tensione. In realtà ha un'impedenza di uscita molto bassa, l'ordine dell'ohm, 1-2 ohm, insomma, molto piccola, quindi di fatto è come se fosse un generatore ideale di tensione. Quindi la corrente che viene erogata in uscita, in effetti, essendo un generatore ideale, o approssimando un generatore ideale, non si può determinare, viene determinata da quello che c'è a valle. Okay. Bene, se più o meno vi è chiaro, proviamo a costruire un semplice un semplice circuito che coinvolge questo oggetto. Allora, consideriamo un oggetto, diciamo un circuito fatto in questo modo. Quindi supponiamo di avere una resistenza, poi il nostro amplificatore operazionale, un'altra resistenza, chiamiamo R1 e R2 queste due resistenze. Okay? Circuito molto semplice, contiene solo, a parte l'amplificatore operazionale, due resistenze. Cerchiamo di capire quanto vale l'uscita. Questo, diciamo, sistema fatto in questo modo è molto semplice, però ci consente di fare alcuni ragionamenti che poi in realtà valgono per una serie di configurazioni simili a queste. Allora, prima cosa che dobbiamo ricordarci di fare è segniamo subito che questa tensione è 0 e che questa corrente è 0, così non ce ne dimentichiamo. Okay? Bene. Ora, guardiamo un attimo questa maglia che vi vado a indicare. Queste, sapete, sono tutti, diciamo, elementi allo stesso potenziale, non l'avevo indicato, diciamo, la massa. Allora, guardiamo questo percorso che vado a indicare. Vedete, questo è un percorso, diciamo, che posso scegliere per scrivere un'equazione alla maglia. In realtà, lungo questo percorso, io trovo solamente tre elementi, cioè tre tensioni dovrei considerare. Una è questa d'ingresso, non abbiamo detto che la dobbiamo considerare nulla. Poi abbiamo questa caduta qui ai capi del... Metto un po' di segni così,
abbiamo questa caduta ai capi della resistenza R2 e poi abbiamo ovviamente la V. Ora, se questa è 0, questa V qui, vedete con la freccia positiva su questo morsetto, in effetti io la ritrovo pari pari, la ritrovo pari pari qui. Questa è la V. Trovate? Quindi la caduta ai capi di R2 è meno V. Trovate? Facciamo lo stesso ragionamento sullo stadio di ingresso. Quindi se guardiamo lo stadio di ingresso, anche qui posso considerare questa rete, stesso ragionamento, se questa caduta è nulla, questa tensione qui sulla caduta, sulla resistenza R1, in pratica è proprio la E. Trovate? Bene. Allora, chiamiamo I questa corrente che circola la resistenza R1. Se I è la corrente che circola in R1, arriverà su questo diramazione che abbiamo, su questo nodo che abbiamo proprio sullo stadio invertente. Una quota parte di questa corrente dovrebbe andare in R2, una quota parte entrare nell'amplificatore operazionale, ma abbiamo già detto che l'amplificatore operazionale ha un'impedenza talmente grande rispetto alle tensioni in gioco sull'ordine dei volt, per cui di fatto questa corrente I va tutta sopra in R2, quindi le due resistenze sono attraversate dalla stessa corrente. Bene, queste sono le osservazioni che dovevamo fare. A questo punto cosa posso scrivere? Voglio la tensione V d'uscita. Scrivo uguale. Abbiamo detto uguale alla caduta ai capi di R2 col segno cambiato, però, con le convenzioni che abbiamo usato. Quindi scrivo meno R2 per I. La corrente I che circola in R2 è la stessa che circola in R1, ma su R1 c'è una caduta E. Quindi posso ancora scrivere meno R2 fratto R1 per E. Quindi questo è il legame puramente proporzionale tra l'ingresso e l'uscita. Quindi da qui posso, diciamo, giocando, tra virgolette, con i valori di queste due resistenze, creare un amplificatore di guadagno desiderato, ovviamente non più dei 10 alla 6 possibili, diciamo, però nell'ambito di questo range posso modulare questa amplificazione a mio piacimento. Se faccio R2 il doppio di R1 ho un guadagno 2 e così via. C'ho anche un segno meno. Se questo segno meno vi dovesse dare fastidio per qualche motivo, non vi piace questa inversione, fate seguire questo oggetto da un altro identico, in cui ci mettete due resistenze uguali, R1 uguale R2, quindi avrà semplicemente guadagno meno 1, quindi vi inverte solo il segno. Quindi questo doppio stadio, quindi due amplificatori in cascata, vi daranno un guadagno positivo, pari al rapporto R2 su R1 del primo stadio. Nel caso in cui R2 è uguale a R1, quindi il guadagno unitario, questo oggetto prende il nome anche di buffer, si chiama, insomma a volte lo trovate, buffer invertente, diciamo. Perché si dice buffer? Buffer è un qualcosa che divide, no? Divide due stati, due cose. Si dice buffer perché questo oggetto, fatto in questo modo, avendo un'impedenza di ingresso molto grande e di fatto dando in uscita, avendo in uscita un generatore quasi ideale di tensione, disaccoppia due circuiti alla fine. Cioè vi consente di disaccoppiarli, cioè non caricherà più la corrente, in corrente il primo stadio. O lo caricherà con una corrente che potrete decidere voi modulando appunto R1 e R2. Okay, quindi potete disaccoppiare due circuiti, farli diventare, non farli caricare uno sull'altro. Il problema qual è? Che se tu avete due circuiti che avete dei cui proprietà le avete studiate e li andate a combinare, le proprietà cambiano, perché se il secondo diventa un carico per il primo, dovreste ristudiare tutto da capo. Se in mezzo ci mettete uno stadio che li disaccoppia,
Quindi per il primo è come se non avesse carico, perché anche se ci attacchiamo a qualunque bipolo, la corrente che tiriamo via la possiamo modulare e far diventare piccola quanto vogliamo, agendo su R1, se R1 è molto grande, diventa molto piccolo, è come se non ci fosse carico. Su quello che viene dopo è come se stessimo applicando un generatore ideale di tensione, come nelle condizioni quindi con cui l'abbiamo studiato. Quindi abbiamo disaccoppiato i due circuiti. Bene. Se vi è chiaro, diciamo, possiamo procedere con un altro tipo di circuito. Quindi consideriamo un altro circuito che contiene un amplificatore operazione, fatto ad esempio in questo modo. Consideriamo ancora una resistenza sullo stadio d'ingresso, invertente, chiamiamola R, e poi mettiamo invece una capacità sul ramo. Questo ramo si dice anche ramo in retroazione. Perché retroazione? Perché vedete, preleva dal, diciamo, un segnale dal morsetto di uscita e lo riporta sul morsetto d'ingresso. Per questo si dice retroazione. Ecco, questa è la nostra semplice rete. Quello che vogliamo fare è costruire un modello ISU. Dello stadio di prima non ho proprio parlato di ISU, perché? Perché era un sistema puramente algebrico, non aveva dinamica, non era un sistema dinamico quello che abbiamo visto prima, era una rete puramente algebrica, non ha dinamica, no? Era uscita proporzionale all'ingresso. E questo perché non c'erano elementi reattivi nella rete, perché erano tutti elementi che godevano dei legami di proporzionalità tra ingresso e uscita. Non c'era nessun elemento che introduceva un legame differenziale, a differenza invece di quello che fanno capacità e induttanze. Quindi possiamo a questo punto provare a costruire la ISU di questo oggetto. Indichiamo un po' di convenzioni, cioè un po' di qualche, diciamo, mettiamo qualche freccetta, così fissiamo le nostre convenzioni. Usiamo sempre la regola dell'utilizzatore, quindi fissata la corrente, supponiamo fissata anche la tensione. Ricordiamoci sempre che questa tensione è 0 e questa corrente è 0. Detto questo, quindi chiamiamo I questa corrente che circola nella resistenza R, sappiamo che è la stessa corrente che circola anche in C e sappiamo che la tensione ai capi di C è proprio V, quindi posso scrivere V uguale a meno V con C, la caduta ai capi della capacità. Quanto vale la caduta ai capi della capacità? Usiamo la sua relazione costitutiva, scriveremo meno, scriviamo prima altre equazioni, così poi le raggruppiamo. Allora, V uguale a meno V con C. La corrente, sappiamo poi che la corrente, diciamo, che circola I in questa, diciamo, nella capacità C, che è uguale a quella d'ingresso, sarà uguale ad E fratto R. D'altra parte, questa corrente, abbiamo anche detto, è uguale a quella che circola nella capacità, quindi sarà pari a C per V con C, punto. E quindi posso sostituire, cioè combinando queste due equazioni, quindi sostituisco nella seconda la prima, posso scrivere che cosa? Che E sarà uguale ad RC, o meglio, meno RC, così mettiamo in evidenza anche il fatto che c'ha questo segno meno, quindi meno RC per V punto. Siamo? Bene, questa è l'equazione che ci serviva. Guardate, dobbiamo fare i quattro passaggi per la derivazione della ISU. Dobbiamo scrivere le equazioni che governano il sistema, le equazioni differenziali, e l'abbiamo fatta. Al passo 2 dobbiamo individuare tutte quelle che sono le variabili che vengono contenute in queste equazioni, e ne troviamo 2.
Dobbiamo evidenziare quante volte queste variabili compaiono differenziate, la E compare differenziata al più 0 volte, la V compare differenziata al più una volta. Dalla regola di causalità dobbiamo individuare quelle che sono eventuali cause, quali sono gli effetti. Le cause sono sempre quelle che vengono differenziate un numero minore di volte, quindi in questo caso la E è la causa e la V è la variabile che ne subisce gli effetti. Possiamo quindi scegliere la E come ingresso, lo scrivo qua sopra, quindi scelgo la E come ingresso. Poi al passaggio 3 dobbiamo capire l'ordine del sistema. L'ordine del sistema sarà pari alla somma, diciamo, di quante volte al più compaiono differenziate tutte le altre variabili che non siano quelle di ingresso. In questo caso in realtà ne abbiamo una sola. Compare differenziata una volta genererà una sola variabile di stato, se vogliamo applicare il criterio di Cauchy. Quindi il nostro sarà un sistema n del primo ordine, possiamo scegliere come unica variabile di stato x proprio la tensione V ai capi della capacità, meno sarebbe quella capi della capacità in realtà per la convenzione che abbiamo usato ora, e abbiamo scelto quindi come ingresso U la tensione E. Con queste posizioni possiamo quindi scrivere che cosa? Che x punto, che è uguale a V punto, sarà uguale a meno 1 fratto RC per E, ovvero per U. L'uscita, Y, supponiamo essere proprio la tensione d'uscita V, e quindi è pari ad X. Questo è il nostro modello ISU. È un sistema evidentemente lineare, è un sistema anche tempo invariante, perché le resistenze e capacità sono costanti, ed è anche causale, strettamente causale. Che ha di particolare questo oggetto? La particolare di questo oggetto la possiamo vedere osservando l'equazione differenziale che la governa. Se integriamo questa equazione, cosa otteniamo? Otteniamo che la V di T sarà uguale alla V a un certo istante T con 0 più l'integrale tra T con 0 e T, o meglio, scusate, ci sono anche, c'è un segno meno, quindi meno 1 fratto RC per l'integrale tra T con 0 e T di E di tau in d tau. Provate? Ho integrato, diciamo, l'equazione differenziale. Quindi l'uscita non è nient'altro che, a parte un fattore, diciamo, di guadagno, è l'integrale dell'ingresso. Quindi abbiamo costruito un integratore ideale. Un circuito così semplice, semplice relativamente, tenete presente che in realtà un applicatore personale è a sua volta un circuito, no? Fatto da una serie di elementi, però diciamo, a parte questo operazionale, questo amplificatore operazionale, quindi questo chip, dobbiamo aggiungere giusto una resistenza e una velocità per realizzare in analogico un integratore ideale. Okay? Bene, facciamo un'altra rete simile a questa, complichiamola un po' di più, mettiamo in parallelo alla capacità una resistenza, che potrebbe ad esempio rappresentare il fatto che questa capacità non è ideale, ma è reale, quindi tutte le capacità hanno in parallelo una piccola resistenza, parassita, no? Senza discarica. Perché, cosa voglio dire? Perché se diciamo, in ingresso ho applicato una certa tensione per un po', l'uscita ha raggiunto un certo valore di tensione, in teoria se non metto più l'ingresso questa tensione dovrebbe idealmente con questa equazione rimanere così per l'eternità. In realtà non è così, tutte le capacità si scaricano, però questo fenomeno non lo colgo con questo circuito. Perché? Perché ho fatto un circuito molto semplificato, quindi se lavoro in regimi abbastanza veloci potrei anche trascurarla questa resistenza, tanto insomma, diciamo, quello che si scarica lo recupero, insomma, cioè, dipende un po' anche dall'accuratezza che mi serve nel modello che vado a costruire. Se voglio un modello un po' più accurato, allora considero quest'altro
considero quest'altro, un attimo solo, ecco qua, considero quest'altro sistema, quindi sempre la resistenza sullo stadio d'ingresso, abbiamo l'amplificatore operazionale, abbiamo ancora la capacità e abbiamo detto aggiungiamo in parallelo una capacità, chiamiamola RS, senza discarica. Ok, questo è il nostro, ora il nostro circuitino di cui vogliamo costruire ancora la ISO. Adottiamo qualche convenzione, come prima, quindi supponiamo di indicare i versi delle correnti, ad esempio in questo modo. Ricordiamoci sempre che questa tensione è 0 e che questa corrente è 0. Bene, proviamo a scrivere quindi l'equazione. Ancora, la tensione V sarà ancora pari a meno V con C, questo non è cambiato, abbiamo aggiunto un'estensione in parallelo al C. Bene, quello che cambia ora è che la corrente I che entra, diciamo nel stato d'ingresso, che è ancora pari a D fratto R, ora invece si divide in due rami nell'amplificatore, se non ci va, però una parte va nella capacità, e questa quota parte sarà pari, diciamo, proprio a C per V con C punto, che è la nostra I con C, e un'altra quota parte entrerà nella resistenza R con S. Quanto vale? La tensione sui capi, essendo in parallelo a V con C, è proprio V con C, e la dividiamo per R con S. Trovate? Quindi queste ora sono le due equazioni che governano il sistema. Posso combinarle come prima, quindi andandola a combinare cosa scriverò? Scriverò ancora E uguale ad R per C, sostituiamo al posto della V con C, sostituiamo la V, quindi devo mettere un segno meno, poi ancora abbiamo meno R fratto R con S per V. Trovate? Quindi questa è l'equazione. Qui c'è un V, questo è un V punto, questa è l'equazione che governa il nostro sistema. Vogliamo costruire la ISO? Stessi passaggi. Cerchiamo tutte le variabili che compaiono nelle nostre equazioni. Nella nostra unica equazione in questo caso abbiamo ancora la E e la V. La E compare sempre differenziata 0 volte, questa al più la troviamo nelle equazioni che abbiamo scritto differenziata al più una volta. Quindi come prima il sistema sarà un sistema di ordine 1, perché ha una sola variabile di stato, questa variabile di stato, se usiamo la regola di Cauchy, la possiamo scegliere proprio uguale a V, e come ingresso, come prima, potremmo scegliere proprio la E. Con queste posizioni proviamo a scrivere la ISO, quindi scriveremo x punto, la ricavo da questa equazione, quindi scriveremo x punto uguale a allora portiamo all'altro lato, avremo 1 fratto R con S per C per V, quindi per x, meno 1 fratto RC per E, ok? Se non ho fatto errore. L'uscita Y dovrebbe essere pari, in questo caso supponiamo sia sempre la tensione d'uscita, pari a V e quindi pari ad X. Questa è la nostra ISU. Vedete, è un po' diversa rispetto a prima. Quello che compare in più è questo termine qui, vedete che prima non c'era. Trovate? In realtà i due sono molto simili, perché? Perché questa R con S, se fosse veramente la resistenza in parallelo alla capacità, cioè non una resistenza che ho messo io apposta e quindi ha un valore, diciamo, che scelgo, ma è quella che mi ritrovo, le resistenze parallelo, parassite, sapete, hanno di solito un valore molto grande. Quindi se questa R con S ha un valore
molto grande e in generale molto più grande di R, questo termine rispetto a questo, perché la capacità è la stessa, e diciamo e x in realtà possono avere valori un po' diversi, però in generale se questa R con S è molto grande potrei ritenere che questo termine sia trascurabile rispetto al secondo, in pratica mi ritrovo esattamente nella condizione di prima. Se questa R con S invece non è, diciamo, cioè questo secondo termine qui non è trascurabile, allora diciamo ho una condizione che non è più quella di un integratore ideale, ma è un integratore reale. C'è un integratore che sì, ha un'equazione ancora, se andiamo a scrivere, se andiamo a integrare questo sistema simile a questo, ma ha anche un effetto di scarica, governato da una costante di tempo. Ora il concetto di costante di tempo non so se è stato introdotto in altri contesti, cioè, comunque ha una velocità di scarica che viene governata da questo prodotto RS per C. Ha, diciamo, la costante di integrazione è questo definisce il rapporto, cioè il guadagno dello stadio di integrazione, e lo posso modulare variando sulla R e sulla C. Questa invece è una quota a parte su cui posso intervenire se R con S è una resistenza di scarica solo in parte con la C, ma fino a un certo punto. Va bene. Questo, diciamo, è un altro esempio, ne potremmo fare anche altri. Proviamo a farne uno un po' particolare, con cui chiudiamo poi, diciamo, la parte sugli amplificatori operazionali. Consideriamo un circuito fatto in questo modo. Proviamo a mettere la capacità sullo stadio d'ingresso. Quindi un circuito fatto in questo modo. Quindi la capacità, amplificatore operazionale, e qui mettiamo la resistenza. Quindi abbiamo invertito le posizioni della resistenza e della capacità rispetto al circuito che avevamo visto prima. Supponiamo per ora che lo stadio di ingresso, cioè il segnale di ingresso E, sia per esempio erogato da un generatore ideale di tensione, ok? E vediamo se questa ipotesi è ragionevole o no rispetto alle cose che ci siamo detti fino ad ora. Allora, ancora una volta indichiamo un po' di convenzioni, quindi indichiamo le correnti in particolare. Allora, proviamo a scrivere le equazioni. Quindi scriveremo tensione V, questa V sarà uguale a che cosa? A meno R per I, perché la V è proprio la caduta ai capi della resistenza R a meno di un cambio di segno per le convenzioni che abbiamo usato. Ma la corrente I è la stessa che circola nella capacità, ma ai capi di questa capacità abbiamo proprio la caduta di tensione E, quindi potrò scrivere ancora uguale a meno R, al posto di scrivo C per E punto, trovate? Quindi questo circuito, se considero E come ingresso e B come uscita, che cos'è? È un derivatore ideale, trovate? Perché l'uscita è la derivata dell'ingresso. Lasciate stare sempre il guadagno RC, lo potete fare come volete, lo potete far diventare unitario, se vi dà fastidio il segno meno, appresso ci mettete uno stadio buffer e vi eliminate anche il meno, quindi potete costruire un derivatore ideale in analogico, ok? Bene, in realtà il problema che ora avremmo se volessimo scrivere la ISU è che questo circuito, pur semplice, in realtà in questo modo forse l'abbiamo idealizzato un po' troppo, perché è un sistema in realtà
non causale. Cioè neanche, cioè non, noi abbiamo considerato sistemi, finora abbiamo detto che i sistemi reali sono tutti strettamente causali. Abbiamo ammesso l'ipotesi che in alcune, semplificando alcune cose, di usare sistemi causali al più. Questo invece è proprio non causale, cioè dovrebbe essere un sistema che prevede un po' il futuro. Perché? E perché dovrebbe dare un'uscita alla tendenza di un segnale d'ingresso, ovvero la derivata istantanea è un'operazione non quella ideale, non causale. Come lo capiamo? Proviamo a fare le analisi che abbiamo fatto finora. Proviamo già a capire qual è la variabile d'ingresso e qual è quella d'uscita con l'analisi che abbiamo fatto noi. Cosa dovremmo fare? Troviamo, allora riscriviamo l'equazione differenziale, quindi l'equazione differenziale è E punto uguale a meno 1 fratto RC per V. Questa è la nostra equazione differenziale che abbiamo scritto. Individuiamo le variabili, abbiamo la E e la V. Vediamo quante volte compaiono differenziate. La E compare differenziata una volta, la V compare differenziata 0 volte. Ecco, se facciamo l'analisi che abbiamo fatto, tenderemmo a dire che la variabile causa è la V e la variabile effetto è la E. Ma questo cozza, diciamo, con quello che è il sistema, che l'evidenza fisica del sistema. Perché? È perché, diciamo, la regoletta che ci siamo dati valeva per i sistemi causali, o al più strettamente causale, al più causale. Non vale per i sistemi non causali. Per i sistemi non causali dovremmo invertire invece quella regoletta che vi ho dato. Sistema non causale, dovremmo dire che le variabili che compaiono differenziate un numero più grande di volte, diciamo, sono quelle di ingresso. Ecco, quindi questo circuito non può essere, o meglio, può essere modellato con una, se volete, con una ISO, ma è una ISO di un sistema in realtà che non è fisicamente realizzabile, cioè un sistema che non esiste in realtà. Cos'è che non ci crea questo problema? Il problema lo crea il fatto che stiamo dicendo fondamentalmente questo, e vi dico dov'è che cioè è evidente il fatto che non è fisicamente realizzabile. Perché stiamo dicendo che la tensione ai capi di una capacità è pari proprio a D. Cioè noi stiamo dicendo che questo generatore può pilotare istantaneamente una capacità, istantaneamente, cioè senza, cioè può assegnare una tensione, quindi una quantità di carica, può portare una quantità di carica sull'armatura di questa capacità istantaneamente. Questo vuol dire che questo oggetto dovrebbe avere una potenza elettrica infinita, perché se un oggetto che ha una potenza elettrica infinita può trasportare una quantità di carica istantaneamente sull'armatura di questa capacità. In realtà no, questo non è vero, perché per questo generatore erogherà delle cariche, queste cariche metteranno un certo tempo e diciamo ad arrivare su questa armatura. Perché? Perché c'è, questo qui non è un generatore ideale, è reale, ha una resistenza interna, una resistenza serie. Questa resistenza rallenta il passaggio di queste cariche che, diciamo, che vanno quindi ad accumularsi sì sulla capacità più o meno velocemente, ma non può caricarsi istantaneamente, quindi questa tensione ai capi della capacità non potrà mai essere uguale alla tensione con cui lo stiamo pilotando. È un'idealizzazione molto forte, e in questo caso eccessivamente probabilmente forte, almeno se vogliamo rimanere nell'ambito dei sistemi che abbiano una fisica, diciamo, siano fisicamente realizzabili. Allora, cosa posso fare se volessi quindi modellare diciamo un sistema un po' più reale? Basta semplicemente considerare la resistenza serie del generatore, quella che avevo trascurato. Quindi riscrivo lo stesso schema, considerando però ora che c'è una resistenza, chiamiamola R con S. A valle, diciamo, di questo generatore. Insomma, in questo caso conosco la fisica del sistema.
Sì. Ma tu per scrivere le equazioni, la fisica sistemica la devi conoscere. Siamo nel, noi quando scriviamo le equazioni abbiamo il cappello dell'esperto della fisica del sistema, attende, le equazioni le sappiamo scrivere. Nel quando lo scriviamo dovremmo costruire, cioè dovremmo poi dare a chi, a noi stessi se siamo anche sistemisti o a chi poi userà queste equazioni, un modello reale. Se ci fermiamo a un modello di questo tipo, stiamo fornendo al sistemista che deve costruire la ISU un modello che non è reale. Cioè ha idealizzato un sistema supponendo di avere un generatore di potenza, un generatore di tensione a potenza infinita. È una ipotesi accettabile. Se il sistemista dice che è accettabile, quindi vuole lavorare con un sistema non causale, si può fare, però diciamo matematicamente potremmo anche andare avanti. Il problema però qual è? Non potremmo usare le regole per la costruzione dell'ISU che ci siamo dati prima. Si può comunque costruire la ISU. La ISU, se volete, ve la costruisco. Assegnate sempre come prima la, diciamo, alla E ci assegnate la X, però vi viene via una ISU che è un po' strana. Okay? Vi viene una ISU in cui l'uscita vi compare derivata. Okay? Più volte, diciamo, quindi è una ISU che non rientra nell'ambito di quelle che noi considereremo in questo corso, perché l'ipotesi che ho fatto a monte di tutto all'inizio del corso è detto: noi in questo corso consideriamo sistemi reali, non facciamo analisi numerica, non siamo interessati a costruire modelli di filtri ad esempio non causali, che pure esistono, si usano nella codifica, nel trattamento dei segnali, diciamo una trasmissione numerica, se volete, quasi tutti i segnali di comunicazione oggi vengono elaborati con filtri non causali. Che vuol dire? Non perché il filtro non si possa realizzare, semplicemente cosa succede? Mi arriva una stringa di informazione, cioè un segnale, io dovrei trattarlo e darvi l'uscita, quello che faccio aspetto un altro po', quindi prendo un pezzo più lungo del segnale, lo elaboro con un filtro non causale. Che vuol dire? Vuol dire che io non vi do l'uscita all'ultimo tempo a cui mi è arrivato il segnale, vi do l'uscita di un tempo intermedio. Quindi quando vado a elaborare, io quello che mi è arrivato fino all'istante in cui voglio elaborare, ma ho già anche un pezzo di quello che viene dopo l'istante che vi voglio dare un'uscita. Quindi uso questa parte come se avessi previsto il futuro, perché voglio elaborare un segnale istante T conoscendo già quello che, diciamo, viene anche dopo. No? Quindi diciamo uso un filtro non causale, lo posso fare, però in questo corso in particolare noi siamo interessati, ho detto per ipotesi, a sistemi per lo più strettamente causali. Ammettiamo che siano anche causali, diciamo, ed è la massima, diciamo, il massimo grado di astrazione a cui ci consideriamo in questo corso. Quindi tornando alla sua domanda, si può scrivere una ISU, ma quello che è stato costruito in realtà in questo caso è un modello eccessivamente astratto che ha, diciamo, non tiene conto della fisica realtà del sistema che è stato modellato, è stato fatto un'approssimazione di troppo, mettiamo così. Allora, tornando quindi a questo circuito, proviamo a scrivere le equazioni, quindi scriveremo ancora V uguale a meno R per I, quindi uguale a meno R. Ora qui scriverò meno R per C per V punto con C, perché ora la V con C non è più uguale alla E. Poi scriverò E uguale ad R con S per I più la V con C. Trovate? Così questo è quello che è cambiato nel sistema. Bene, guardiamo quindi tutte quelle che sono le variabili che compaiono nel nostro sistema. Quindi compare guardiamo, scusate, vi riscrivo un attimo il sistema perché c'è qualche uguaglianza di troppo, altrimenti non sappiamo ben distinguere. Quindi quello che abbiamo in questo sistema, possiamo, o meglio, facciamo così, scriviamo un'unica equazione, tanto lo possiamo fare, combiniamo, così ci saltiamo un passaggio dopo, combiniamo, prendiamo il valore di I
ad esempio dalla seconda equazione lo sostituiamo nella prima, ok? Quindi se ricaviamo da questa seconda equazione la i sarà pari quindi ad e meno v con c fratto r con s, la sostituiamo nella prima equazione e quindi otterremo che cosa? Che v punto c sarà uguale a meno 1 fratto rc, che moltiplica r fratto r con s per e meno v con c. Ok, questo è quello che dovremmo ottenere. Se non ho fatto errori, ricontrolliamo un attimo. Forse c'è qualche c'è un errore, ricontrolliamo un attimo le equazioni. No, che mi scompare la R, mi sembra un attimo strano che scompaia proprio la R. Allora riguardiamo un attimo, tensione di uscita V è questa, quindi abbiamo meno R per I, la corrente I abbiamo detto è la stessa che circa nella capacità, quindi possiamo scrivere C per V con C. Maglia d'ingresso abbiamo I uguale ad R con S per I più la nostra V con C. Quindi ricaviamo la I da questa equazione, abbiamo E meno V con C tutto diviso R con S, ok? Quindi la prendiamo, la sostituiamo nella prima equazione. Quindi abbiamo, provo un attimo a riscriverla sotto. Quindi abbiamo meno R al posto di I scriviamo E meno V con C fratto R con S uguale a meno RC per V punto C. E vabbè, insomma, evidentemente sì, c'è questa semplificazione, possiamo semplificare anche il segno meno. Andiamo a cercare quelle che sono le variabili, quindi abbiamo la E e la V con C, sono le uniche due variabili. La E compare differenziata 0 volte, la V con C compare differenziata una volta, quindi per noi la E può essere un ingresso, il sistema sarà ancora di ordine 1 e possiamo scegliere come unica variabile di stato la V con C per quello che ci siamo, detti. Quindi andiamo a scrivere le equazioni del sistema, quindi scriveremo x punto, uguale a 1 fratto r con sc, meno ancora 1 fratto R con SC per V con C, quindi per X, e questa era 1 fratto RC per E. È un'equazione differenziale, diciamo, che rientra nei canoni che ci siamo dati. La Y sarà pari sempre all'uscita V e quindi alla X. Vabbè, non sono ancora del tutto convinto, perché diciamo, c'è qualcosa secondo me nelle equazioni ci siamo dimenticati. Facciamo così, facciamo un po' di pausa, intanto me la guardo nella pausa e poi riprendiamo. Avevo erroneamente scritto y uguale a v
uguale a x, ma in realtà, confondendomi con l'esempio immediatamente precedente, in realtà la v non è pari a x, perché a x l'abbiamo assegnata la v con c, che in questo caso è diversa dalla v, quindi la v sarà uguale, abbiamo scritto prima, a meno r per i, quindi sarà uguale a meno r, la i l'abbiamo ricavata prima, quindi per e fratto r con s, più ancora r fratto r con s per v con c, ovvero la v con c l'abbiamo assegnata alla x e la i l'abbiamo assegnata alla u, e quindi questa è, diciamo, l'equazione che abbiamo in uscita e che governa l'uscita del sistema. Bene, questo è sempre un sistema lineare a tempo invariante. La differenza in realtà rispetto ai sistemi che probabilmente abbiamo visto prima è la presenza di questo termine in uscita, che fa sì che il sistema sia causale, ma non strettamente causale come gli altri abbiamo visto finora. Vedete, perché l'uscita dipende istantaneamente da una quota parte dell'ingresso. Una quota parte dell'ingresso si propaga istantaneamente in uscita, quota parte data da questo rapporto. Un'altra parte dell'uscita viene invece governata dalla dinamica descritta dalla prima equazione. Questo comunque è un modello, vi ripeto, un sistema che è causale ma non strettamente causale, ammette il fatto che l'uscita si possa propagare in modo estremamente rapido in uscita, cioè l'ingresso si possa propagare in uscita molto rapidamente. Quindi è comunque un'astrazione. Vabbè. Ok, con questo io direi di concludere per ora lo studio dei sistemi elettrici, barra elettronici, insomma, avendo considerato anche un componente tipicamente usato in circuiti elettronici come l'amplificatore operazionale. Mi muoverei ora su sistemi di altra natura, sui sistemi meccanici. Quindi vogliamo considerare sistemi di natura ora meccanica. Allora, vediamo cosa ci serve conoscere. Ovviamente noi tratteremo sistemi meccanici molto elementari, non è che, insomma, faremo cose molto sofisticate. Quindi cerchiamo di capire quali sono gli elementi che ci serve riprendere dal vostro bagaglio culturale per poter aggiungere, spero non aggiungere troppo, ma insomma, una cosa dovreste sapere per lo più, per poter costruire i tipi di circuiti, diciamo, di sistemi meccanici che andremo a analizzare in questo corso. Allora, cominciamo con i sistemi meccanici governati da moti lineari. Allora, consideriamo principalmente tre elementi con cui costruiremo i nostri sistemi meccanici. Primo elemento di base è l'elemento massa. Questo elemento massa, diciamo un oggetto, un qualunque oggetto che rappresentiamo con, attraverso la sua massa, che indichiamo con M, lo rappresenteremo o con un cubetto come ho fatto ora, o a volte con una sfera, trascurando gli effetti di rotolamento, quindi supponiamo una sfera che trasli, o a volte indicherò con un quadratino con delle rotelle sotto, tipo un vagoncino, una macchinina, insomma qualunque cosa essa sia, noi la rappresentiamo in modo compatto attraverso un unico parametro che è la sua massa. Supponiamo che su questa massa sia applicata una forza F. Okay? Supponiamo che questa massa si possa muovere solamente lungo una direzione dello spazio. Fissiamo quindi un sistema di riferimento con il quale indichiamo
la sua posizione, indichiamo con S la posizione di questa massa rispetto al sistema di riferimento inerziale che abbiamo scelto noi. Notate che ho scelto la forza F per convenzione concorde alla direzione S preso come riferimento positivo per gli spostamenti. Ricordatevi sempre, quando mettete una freccia state assumendo una convenzione. Lo fate nei circuiti elettrici, quando indicate per convenzioni versi di corrente e tensione, sono convenzioni, non vuol dire che la corrente per forza viaggia in quella direzione, la tensione abbia per forza segno positivo su quel bipolo. Sono convenzioni che voi state assumendo. Sui sistemi meccanici vale uguale, dovete fare molta attenzione alle convenzioni, anche qui assumiamo delle convenzioni. Quando assumiamo delle convenzioni valgono certe formule. Nei circuiti elettrici, assumendo la convenzione dell'utilizzatore, V uguale a R per I, se non usate la convenzione dell'utilizzatore, V uguale a meno R per I. Quindi la convenzione vi fa cambiare l'espressione analitica, la relazione costitutiva del bipolo. E vale lo stesso per i sistemi meccanici, stessa cosa. Se usiamo una certa convenzione, vale una certa formuletta, altrimenti se cambiate verso rispetto a quello che ora vi presento ci dovete mettere un segno meno. Ora, qual è la relazione costitutiva dell'elemento massa? O meglio, se abbiamo una massa e applichiamo una forza, sappiamo benissimo che questo oggetto assumerà una accelerazione che viene governata da questa espressione m massa per l'accelerazione. Noi con s abbiamo indicato la posizione della massa, s punto sarà la sua velocità, s due punti sarà la sua accelerazione, quindi scriverò m per s due punti, massa per l'accelerazione uguale alla sommatoria delle forze agenti sulla massa prese col segno positivo se concordi alla direzione di spostamento, quella che voi avete assunto essere positiva. Ora noi su questa massa, osservando lo schemino, abbiamo una sola forza, è concorde alla direzione S e quindi scriveremo solo F. Se la F la indicaste dall'altro lato, quindi in opposizione alla direzione di S, questa espressione la dovreste scrivere come m per S due punti uguale a meno F. Va bene? Okay. Sono importanti le convenzioni, sono la principale fonte di errore. Mi riferisco alle vostre tracce, diciamo quando vado a correggerle. Sono la principale fonte di errore. Quindi fate molta attenzione alle convenzioni. Allora, questo è il primo elemento. Secondo elemento che consideriamo è la molla. Quindi un elemento elastico lo indicheremo in questo modo. Okay? Un elemento elastico supporremo, diciamo, sia descritto da un unico parametro, indichiamolo con K, che è il coefficiente elastico della molla. Sapete bene, quando avete una molla tra le mani, se provate a estenderla, sentirete nelle vostre mani una forza di richiamo. Questa forza che sentite di richiamo è la stessa sia sulla mano sinistra, da cui tenete un capo della molla, che dalla mano destra, da cui tenete l'altro capo. Se provate a comprimere la molla, sentirete una forza che spinge via le vostre mani, che è la stessa sia a destra che a sinistra. Ok? Quindi indichiamo per convenzione, quindi la convenzione che ora scriviamo, che useremo, questa forza, diciamo, di richiamo elastico, in questo modo, quindi con le frecce entranti verso la molla. È una convenzione. Potevo anche mettervelo con le frecce uscenti dalla molla. No? Come quando abbiamo considerato la resistenza, abbiamo detto se la tensione va in un verso, suppongo che la tensione per convenzione vada nell'altro e quindi scrivo V uguale R per I. Ora qui sto adottando una convenzione. Bene. Devo sempre fissare un sistema di riferimento con il quale vado a indicare le posizioni dei due estremi di questa molla.
quindi fisso un sistema di riferimento, indico con S1 la posizione del primo morsetto e S2 quella del secondo capo di questo elemento elastico, ok? Bene, se queste sono le convenzioni, quindi così come le ho scritte io, allora potremmo scrivere che cosa? Che la forza F, indicata in figura, quindi vale per entrambi i capi della molla, con i versi indicati, sarà uguale al K, coefficiente elastico della molla, per la deformazione subita dalla molla, per cioè S2 meno S1. Okay? Vediamo di capire se questa formula può avere un senso. Ora, il coefficiente elastico, diciamo, ci dice fondamentalmente quanto la molla è la rigidezza della molla. Quanto più è grande, tanto più la molla è rigida, cioè tanto più si oppone alle sue deformazioni. Vuol dire che ci risponde con una forza di intensità più grande a parità di deformazione. La stessa molla, se la deformate di un millimetro, vi dà, sentirete una forza che è tanto più grande quanto più è rigida questa molla. Quindi questo K rappresenta questa sua proprietà. Bene, guardiamo un attimo. Se, speriamo la molla sia in condizioni di riposo. Molla in condizione di riposo vuol dire S2 uguale a S1. Molla in condizione di riposo. Non vi fate confondere dalla figura. Vuol dire che S2 e S1 coincidenti è la nostra condizione di riposo, ok? Non vuol dire che fisicamente devono coincidere i due estremi. È una schematizzazione simbolica quella che stiamo dando. Quindi questa è l'espressione. Quindi per noi S2 uguale a S1 vuol dire la condizione di riposo. Se tengo fermo S1, quindi il capo a sinistra, e aumento S2, cosa sto facendo? Sto allungando la molla. Okay? Se la molla la allungo, mi aspetto di sentire una forza di richiamo verso l'interno. Ora, per convenzione, le forze F le ho indicate positive se tirano verso la molla. Quindi mi aspetto, se vado ad analizzare questa espressione, che debba uscire un numero positivo da qui. Infatti, K, coefficiente elastico, è sempre un numero positivo. Non esiste una molla, diciamo, un coefficiente elastico negativo in natura, diciamo, almeno non un elemento passivo. Quindi abbiamo, come dire, non esiste una resistenza negativa, no? Stesso concetto. Cioè almeno non esiste una resistenza passiva, poi potete costruire un circuito elettronico che vi fa comparire una resistenza passiva, ma questi sono circuiti attivi, poi stiamo facendo tutti elementi passivi. Quindi se S2 l'abbiamo aumentato, quindi spostato verso destra, vuol dire che questa quantità è diventata più grande di questo, quindi questo numero è positivo, moltiplicato con un numero positivo è una quantità positiva, quindi una forza F è positiva, e infatti sento una forza che va verso l'interno, quindi la convenzione è coerente. Se avessi invece mantenuto fermo S2 e avessi aumentato S1, starei comprimendo la molla. Se la molla la vado a comprimere, rispetto a questi versi mi aspetto che la F diventi invece negativa, numericamente parlando. Infatti se S1 cresce e S2 rimane fermo, questa quantità diventa negativa e quindi la F è negativa. Okay? Questo è la ratio di queste, diciamo, convenzioni che abbiamo indicato. Chiaro? Passiamo all'ultimo elemento che consideriamo, l'elemento smorzatore viscoso. Allora, lo rappresentiamo in questo modo. Anch'esso rappresentato da un unico parametro, chiamiamolo B, coefficiente di attrito viscoso, e anche ai capi di questo elemento indichiamo le forze che sentiamo, diciamo, che percepiamo, le sue estremità. Indichiamo con S1 e S2 le posizioni dei suoi due estremi. In verità questo elemento
viene, le forze, diciamo, che sentiremo sono proporzionali a tale velocità, quindi dobbiamo, indichiamo S.1, S.2. Le velocità con cui si muovono i due estremi. Ora, che cos'è uno smorzatore? Cosa vuole rappresentare fisicamente? Allora, pensate di immergere la mano dentro una vasca piena d'acqua. Okay? Se state fermi non sentite nessuna forza. Se provate a muovere la mano in una direzione, sentite una forza che si oppone al vostro movimento. Okay? Se la muovete nella direzione opposta, sentite comunque una forza che si oppone un'altra volta al vostro movimento. Quindi è una forza che si oppone al movimento, quindi che ha un verso sempre contrario a quello della velocità con cui voi volete muovere la vostra mano. Okay? Cioè è un corpo immerso in un fluido di natura viscoso, quindi che si oppone al movimento. Con che forza si opporrà? Allora, se ho la mano in aria e mi sposto, quasi non me ne accorgo che c'è dell'aria. Dovrei andare molto veloce per percepire, vuol dire che il coefficiente di attrito viscoso dell'aria è molto piccolo. Se metto la mano in acqua e provo a muoverla, già sento una forza più grande, vuol dire che quel coefficiente è più grande. Se la mettessi in una tanica di petrolio e provassi a muoverla, sentirei una forza ancora più grande, perché ha un attrito viscoso ancora più grande. E quindi questo è l'elemento che vogliamo modellare con questo oggetto, quindi l'attrito viscoso, cioè un corpo immerso in un fluido, che sia aria, che sia acqua, che sia quel che sia, per la presenza di questo fluido, nel momento in cui si sposta, deve spostare una massa di questo fluido e sentirà una forza che si oppone a questo spostamento. Qual è la relazione costitutiva di questo oggetto, di questo elemento smorzatore? Avremo che la forza F sarà proporzionale, a mezzo del coefficiente di attrito viscoso, alla velocità relativa tra i due estremi, quindi scriveremo S2 punto meno S1 punto. Ok? Quindi, vedete, ho usato la stessa convenzione del caso di prima, le forze le ritengo entranti. Con questa convenzione quindi scriverò la differenza tra le velocità, prendendo prima quella del secondo estremo e poi quella del primo. Okay? Quindi queste sono le tre relazioni costitutive dei tre elementi che ci interessano. Notiamo che tutti e tre rappresentano elementi che possono essere innestati nell'ambito di un movimento lineare lungo un'unica direzione dello spazio. Cioè, sto considerando movimenti lungo, vedete, ho fissato un sistema di riferimento che ha un'unica direzione, quindi mi sto muovendo un'unica direzione. Se avessi invece ad esempio una massa appoggiata sul tavolo, quindi avrei un oggetto in grado di muoversi in due direzioni, dovrei cioè fissare un sistema di coordinate di due direzioni, quindi dovrei scrivere una SX e una SY per esempio, per governare, cioè per descrivere la posizione della massa, la sua velocità e la sua accelerazione. Per ognuna delle direzioni di movimento, quindi per ognuno degli assi che avete individuato, dovete scrivere queste equazioni. Quindi queste equazioni valgono per ognuna delle direzioni di movimento. Quindi se avete una massa che si può muovere lungo una direzione, dovete scrivere un'equazione ms2 uguale a f lungo quella direzione. Se avete due direzioni, due gradi di libertà della massa, ne dovete scrivere due. Se ne avete tre, ne dovete scrivere tre. Più di tre non ne potete chiaramente avere, siamo a sistemi meccanici. Okay? Questi sono i sistemi meccanici che governano i moti traslazionali. Vediamo gli equivalenti per i moti rotazionali. C'è una perfetta simmetria, se usate le stesse convenzioni che ora vi faccio vedere, le formule praticamente sono identiche, a patto di cambiare quello che è una quantità propria dei moti lineari con le quantità proprie dei moti rotazionali. Allora, qual è l'elemento equivalente della massa? È l'inerzia. Questa la rappresentiamo in questo corso in questo modo, quindi
identifichiamo un asse di rotazione, perché vogliamo considerare la rotazione intorno a un unico asse. Come prima era il movimento lungo un'unica direzione, ora consideriamo la possibilità di rotazione lungo un unico asse. Quindi consideriamo un asse, l'inerzia la rappresentiamo con un cilindretto fatto in questo modo, in questo corso quantomeno, e il parametro che caratterizza l'attitudine di questo corpo a generare accelerazioni angolari, prendiamo appunto l'inerzia. Dobbiamo fissare anche in questo caso un sistema di riferimento. Prima era un sistema di riferimento traslazionale, quindi una posizione lineare. Ora dobbiamo fissare un sistema che ci dia una posizione rotazionale, quindi un angolo. Dichiamo con teta l'angolo con cui è ruotato questo asse rispetto a un sistema di riferimento. Quindi fisso uno zero e fisso un verso di rotazione ritenuto positivo, no? Come quando avete un sistema traslazionale, dite il mio zero è qui, in questo punto, per me la mia direzione positiva è quella. Potevo anche dire che questo era il mio zero e quella era la mia direzione positiva, cioè è una convenzione, voi l'assumete all'inizio e poi dovete rimanere coerenti con le vostre convenzioni. Bene, questo oggetto, diciamo, supponiamo di applicare ai capi di questo oggetto in grado di ruotare intorno a un asse una certa coppia, diciamola con tau. Bene, per effetto di questa coppia questo oggetto si metterà in rotazione, no? Se avete un oggetto, un asse in grado di ruotare, ci applicate una coppia, questo si metterà in rotazione. Con quale accelerazione? Prima era massa per accelerazione, ora diremo inerzia, cioè momento di inerzia del corpo per l'accelerazione angolare, quindi scriveremo J per teta due punti, teta angolo, teta punto velocità angolare, teta due punti accelerazione angolare, uguale, che cosa? Sommatoria delle coppie applicate all'oggetto, prese col segno positivo se concordi alla direzione assunta positiva per i versi di rotazione. Quindi devo prendere tutte le tau applicate a questo corpo e col segno più se sono concordi alla teta per la convenzione che io ho scelto. Vedete, ora la tau io l'ho messa concorde alla teta e quindi scriverò il segno più, quindi uguale solamente a tau unica coppia, che è già la coppia risultante di quelle applicate a questo oggetto. Okay? Guardate, la formula è identica a quella, diciamo, tra caso lineare e caso rotazionale, sono perfettamente speculari. E anche le convenzioni, vedete? Concordi, concordi. Se l'aveste discordi ci mettete il segno meno, discorde, segno meno. Vediamo l'elemento equivalente alla molla traslazionale. È la molla rotazionale. Avete presente il carion? Come è fatto? Tutti noi abbiamo rotto un carion nella vita, diciamo, forse voi siete, insomma, carion forse voi non l'avete mai vista, penso io comunque andrò via qualche carion di mia sorella, l'ho rotto, diciamo, insomma c'era una molla che è un'elica, diciamo, all'interno, si carica, e, diciamo, e poi questa, diciamo, questa molla, quindi una volta caricata abbiamo fornito un'energia a questa molla poi si scarica e mette in movimento qualche cosa, diciamo. Allora, come la rappresentiamo? Ci sono vari modi, in questo corso useremo questa rappresentazione. Se abbiamo una molla, questa molla lega due assi, che supponiamo collineari, quindi abbiamo due assi collineari, cioè possono dare intorno allo stesso asse virtuale, sono legati attraverso questa molla, okay? Quindi abbiamo due assi, anche prima con l'elemento elastico avevamo due estremi, che potevano spostarsi lungo un'unica direzione, nel caso della molla lineare. Nel caso della molla rotazionale abbiamo due assi liberi tra di loro, ma vincolati attraverso questo elemento elastico. Quindi abbiamo, lo simboleggiamo in questo modo, quindi un asse, la molla la rappresento come una chiocciolina e poi un altro asse. Okay? Avendo due assi, devo indicare due posizioni, vi trovate? Una indichiamo con teta 1 la posizione del
primo asse e con teta 2 la posizione del secondo asse. Okay? Indichiamo sempre con K il coefficiente elastico della molla. Nel primo caso K erano newton su metro, nel caso lineare. In questo caso saranno, diciamo, il caso diciamo angolare, quindi saranno newton metro radiante fondamentalmente, okay? Newton metro. Allora andiamo quindi a scrivere la relazione. Anche in questo caso, scusate, dobbiamo fissare quelle che sono le coppie che vado a sentire. Quindi ho questi due assi liberi di ruotare, ci piazzo in mezzo una molla. Se provo a torcere questi due assi sentirò una forza di richiamo. Allora, per convenzione, quindi guardate, se guardiamo facendo un dualismo, la F che avevo diciamo qui a sinistra, quindi che stava dal lato di dove c'era la S1, è concorde a S1, vedete? Faccio la stessa cosa qui a destra, indico una coppia tau concorde a teta 1. Poi vedete la forza sull'altro estremo, sul capo S2, invece era in direzione opposta a S2. Faccio la stessa cosa da quest'altro lato, quindi la tau da quest'altro lato, che è uguale all'altra perché sono i due capi di una stessa molla, quindi ho le coppie di richiamo sono uguali opposte, la indico col verso opposto a quello di teta 2. Bene? Se usiamo questa convenzione, allora scriveremo che la coppia tau, coppia di richiamo elastico, sarà proporzionale sempre a mezzo del coefficiente elastico K, scusate, sarà proporzionale a teta 2 meno teta 1. Ok? Possiamo fare gli stessi ragionamenti fatti nel caso diciamo precedente per validare in effetti questa scrittura. Vediamo l'ultimo quindi elemento, l'elemento viscoso, l'analogo nel caso rotazionale, lo indicheremo in questo modo. Anche in questo caso abbiamo sempre due assi, che però sono vincolati da un elemento che ne si oppone al loro movimento relativo. Quindi individuo in questo caso quindi un asse, o meglio sono due assi, e su questi due assi vado a indicare un elemento fatto in questo modo. Quindi gli assi sono sempre due, qui in mezzo diciamo è come se fossero spezzati, okay? E sono legati attraverso questo, diciamo sono vincolati attraverso questo elemento. Anche in questo caso cosa devo fare? Devo scegliere delle convenzioni. Quindi scelgo, ad esempio, indico con teta 1 punto la velocità angolare dell'asse, del primo asse, e indico con teta punto 2 la velocità angolare del secondo asse. Come prima indico quindi una coppia tau che sentirò per effetto dell'attrito viscoso generato da questo oggetto. La prima tau la metto concorde a teta 1, la seconda la metto discorde a teta 2 punto. Okay? Stessa convenzione di prima. Se uso questa convenzione, questa coppia tau, se indico con B un'altra volta il coefficiente di attrito viscoso, sarà pari a B per teta punto 2 meno teta punto 1. Vedete, analogamente a prima. Ok? Ragazzi, ci ho perso mezz'ora a dirvi le convenzioni da usare. Le formule sono abbastanza semplici. Sto perdendo un sacco di tempo sulle convenzioni perché so che sono per voi un problema. Cioè, o meglio, lo so perché lo valuto io correggendo i vostri compiti. Quindi è una cosa che non recepite tanto bene, diciamo. Quindi sto cercando di dedicarci tanta attenzione, sto andando piano piano. Spero vi siano chiari. Okay? L'importante è la coerenza ogni volta che si usano delle convenzioni. Quindi mettere una freccia a un vettore, una coppia, quel che sia, state facendo una cosa che non è banale, cioè è banale in realtà, però che comporta delle conseguenze. Cioè voi fissate una convenzione e poi dovete sapere come usarla, la convenzione che avete scritto. Quindi se le scrivete nel caso di sistemi meccanici, usate le convenzioni che io vi ho indicato qui, allora usate le formulette che trovate alla destra. Se usate diciamo una convenzione opposta a quella che vi ho indicato qui, ci dovete mettere un segno meno sulle formule a destra.
Ok? Quindi la cosa che vi consiglio, ricordatevi queste convenzioni, usate queste, così il segno meno non ve lo dovete mai mettere, a meno che ovviamente il circuito meccanico stesso che determini una convenzione opposta. Perché? Perché nel momento in cui avete degli elementi che interagiscono tra di loro, può darsi che non potete, ne fissate per uno certe convenzioni e per quello dopo vi vengono fissate al contrario. Come avviene nei circuiti elettrici, fissate la direzione di una corrente, magari questa corrente poi la in base di rama, se volete usare, quindi corrente che entra in un nodo, esce e quelle che escono per voi le indicate con le frecce che vanno in una certa direzione, poi coerentemente le tensioni vanno in un certo modo, cioè deve essere tutta una certa coerenza che si propaga all'interno del vostro circuito. Ma nulla vi vieta di fare, ad esempio, tutte le correnti entranti in un nodo, no? Tanto una convenzione voi le indicate tutte positive se entrante in un nodo, è una cosa, diciamo, che pure potete fare e dovete poi essere coerenti con quella convenzione. Stessa cosa per i circuiti, i sistemi meccanici. Allora, vediamo un attimo che ore sono. Abbiamo 10 minuti, giusto il tempo di un primo esempio, okay? Così cominciamo un po' a usarle queste convenzioni. Facciamo un esempio abbastanza semplice, un sistema, ma in realtà non faremo mai esempi molto complicati, eh? Sistema massa, molla, smorzatore. Allora, rappresentiamolo in questo modo. Supponiamo ad esempio di avere un carrellino. Questo carrellino abbia una certa massa M. Supponiamo di applicare una certa forza F a questo carrellino. Questo carrellino supponiamo che sia vincolato ad una parete attraverso un elemento elastico di coefficiente elastico K. Supponiamo si muova anche all'interno di un fluido viscoso. E quindi per simboleggiare, per rappresentare questo fenomeno, mettiamo un elemento, diciamo uno smorzatore, indichiamo con B il suo coefficiente di attrito viscoso. Okay? Quindi questo è il sistema che vogliamo modellare, cioè vogliamo costruire un modello ISU di questo oggetto. Okay? Allora, applichiamo quello che abbiamo detto un attimo fa. Prima cosa di cui ci dobbiamo ricordare. Questo oggetto in quante direzioni dello spazio si può muovere? Può eventualmente può ruotare, vale lo stesso discorso, in questo caso capiamo che è un moto lineare, quindi in quante direzioni dello spazio si può muovere? Una? Benissimo, abbiamo bisogno di un sistema di riferimento. Quindi fissiamo un sistema di riferimento. Quindi indichiamo con S la posizione di questo oggetto. Per ognuna delle direzioni di movimento, dobbiamo scrivere delle equazioni. Quindi fissata questa, in questo caso è una sola, dobbiamo scrivere le equazioni. Ora, la scrittura delle equazioni dinamiche di un sistema meccanico si possono scrivere tipicamente in due, ci sono due modalità principali. Uno è l'approccio newtoniano, che è quello che ora usiamo, quello che useremo per lo più. E poi ci sarebbe anche un approccio lagrangiano, di cui vi farò vedere solo un piccolo esempio magari la prossima volta, se ce la facciamo, ok? Farvi vedere la differenza. L'approccio newtoniano vuol dire semplicemente applicare il secondo principio della dinamica. Cosa ci dice? Ovvero in pratica vuol dire applicare le formulette che abbiamo visto prima. Allora, abbiamo una massa, per questa massa dobbiamo scrivere la sua relazione costitutiva. Quindi prendiamo la massa e dobbiamo applicare F, diciamo M per A, M per accelerazione uguale alla sommatoria delle forze. Questo dobbiamo fare per ognuna delle masse che ci sono nel nostro sistema e per ognuna delle direzioni di movimento. Questo è quello che dobbiamo fare, facciamo così, abbiamo le nostre equazioni. Prima di fare questo però dobbiamo fissare le nostre convenzioni. Allora, nel fissarle ricordiamoci quelle che abbiamo visto in precedenza. Quindi abbiamo un elemento elastico, questo elemento elastico genera delle forze. Come nelle induttanze e capacità andiamo a segnare i versi delle correnti, qua dobbiamo indicare dei versi delle forze, quindi andiamo a segnare. Abbiamo detto, noi le usiamo per convenzione, segniamo entranti verso l'elemento. Facciamo quindi la stessa cosa
sia per la molla che per lo smorzatore. Ok? Queste sono le convenzioni che abbiamo scritto prima. Ci siamo? A questo punto proviamo a scrivere le relazioni costitutive di tutti questi oggetti. Quindi, abbiamo detto, elemento massa, m per l'accelerazione, quindi s due punti, uguale sommatoria delle forze agenti sulla massa lungo la direzione s prese col segno più se concordi ad s. Quante sono le forze che agiscono su questa massa? Sono tre, le abbiamo indicate tutte e tre, le abbiamo anche indicato delle convenzioni, vedete? Quindi la prima F, la forza esterna, è concorde a S, quindi scrivo F. Poi vedete una seconda forza, quella generata dall'elemento elastico, vedete che si va nella direzione opposta ad S. Vedete? Quindi qui devo mettere meno, trovate? Quanto vale questa forza, questa FK, questa diciamo della parte elastica? La formuletta, vedete, visto che su questo elemento esiste la convenzione che abbiamo usato prima, scriveremo meno K, qui in parentesi dovrei mettere S2 meno S1 se 2 e 1 sono i due suoi estremi, le posizioni dei suoi due estremi. In realtà l'estremo S2, quello a destra, coincide proprio con S, quindi scrivo S. L'altro estremo, S1, in realtà coincide con lo 0 dove ho piazzato il mio sistema di riferimento, quindi è 0 e non lo scrivo proprio. Trovate? Quindi è solo meno K per S. Abbiamo l'altro elemento viscoso, lo smorzatore, anch'esso genera una forza. Devo mettere anche qui un segno meno, devo mettere il meno perché questa freccetta rossa sullo smorzatore è diretta in modo opposto ad S, quindi scrivo meno B, qui dovrei scrivere S2 punto meno S1 punto, ma S2 sarebbe la nostra S, quindi scrivo S punto, dovrei mettere meno S1 punto, la velocità dell'altro estremo, ma l'altro estremo è fissato a un muro, diciamo in questo caso, quindi non si muove, e quindi sarebbe 0 e non lo scrivo. Trovate? Questa è l'equazione dinamica del nostro sistema e sono già sicuro che sono sufficienti, perché vi ho detto prima, per i sistemi meccanici quante equazioni dovete scrivere? Una per ogni massa e per ognuna delle direzioni di spostamento della massa. Questo sono il numero di equazioni che dovete scrivere per i sistemi meccanici. In questo caso abbiamo una massa, una direzione di spostamento, ci serve quindi una sola equazione. Se questa massa si potesse muovere in lungo tre direzioni, dovete scrivere tre equazioni. Se avete due masse che si potevano muovere lungo tre direzioni, dovete scrivere sei equazioni. Ok? Sempre usando le formulette che abbiamo scritto. Quindi per ogni massa usate m per a uguale alla sommatoria, alla forza risultante, e vi scrivete le equazioni. Questo è quello che dovete fare. Okay, questo esaurisce il famoso punto 1 del nostro elenco di cose da fare. Da lì in poi tutto il resto è sempre uguale, perché ora vedete, ora abbiamo un'equazione differenziale. Le regolette che vi ho dato valgono per equazione differenziale, non sono legate alla natura fisica del problema. I punti 2, 3 e 4 del procedimento che vi ho dato sono legati a ragionamenti di causalità sulle equazioni e del problema di Cauchy, quindi soluzione di equazione differenziale. Quindi il concetto di condizioni iniziali non hanno nulla a che vedere con la natura fisica. Ora, il fatto che S sia uno spostamento, che F sia una forza, M sia massa, per me M è un numero, S è una variabile, F è una variabile, è un'equazione differenziale, punto. Da qui in poi posso completamente scordarmi tutto ciò che questa equazione differenziale in teoria rappresenta. Io non ve lo consiglio mai, perché la fisica, se uno la conosce, ci dà sempre degli utili elementi di riflessione su quello che poi andiamo a scrivere, nel senso che se scriviamo una cavolata, se guardiamo solo i numeri non lo capiremo mai, perché che un numero sia 1 o 100, che sia positivo o negativo, è un numero. Se invece vediamo che un numero ci viene una quantità positiva e magari da guardando l'oggetto fisico capiamo che non è possibile fisicamente che sia un numero negativo,
per fisicamente per com'è, faccio un esempio: abbiamo una massa appesa a una molla, la metto in condizione di riposo, la lascio, mi aspetto che questa massa scenda. Quindi se questa è la direzione positiva, mi aspetto che la posizione aumenti. Se vado a scrivere una soluzione e vedo che la soluzione tende a salire, avrò fatto un errore? E forse sì. Quindi però per poterlo capire devo conoscere la natura fisica. Quindi diciamo, nel procedimento per la ISU vi consiglio di scordarvi la natura fisica e di procedere con le formulette. Fin quando non sarete tanto bravi da poter anche lavorare direttamente sul problema fisico. Poi però diciamo un occhio alla fisica io ce lo darei sempre, diciamo, anche come dimensioni. Spesso fate degli errori banali, basterebbe guardare le dimensioni, cioè sommate cose che sono dimensionalmente diverse. E quello è un errore evidente, cioè, però questo dovete conoscere le dimensioni fisiche degli oggetti che state considerando. Okay? Allora, rapidamente i punti successivi, tanto sono abbastanza standard ormai, dovrebbero essere. Secondo punto, dobbiamo individuare le variabili che compaiono nell'equazione. Qui ne compaiono solo due, la F e la S. La F compare derivata al più 0 volte, mai. La S compare invece al più derivata 2 volte, perché abbiamo un S 2 punti. Notate, badate bene, non dovete dire questa qui è derivata 2 volte, qua ce l'ho derivata un'altra volta, quindi dico 3, è derivata 3 volte, no? È il massimo numero di volte che compare derivata, e nel nostro caso quindi è 2. Quindi dalla causalità riusciamo a capire che F è la causa e S sarà l'effetto, quindi per noi la F può essere il nostro ingresso. Dalla S, che compare differenziata 2 volte, genereremo 2 variabili di stato. Quindi da questa genereremo 2 variabili di stato, una X1 e una X2. La X1 può essere proprio la S, condizione iniziale. Seconda X2 sarà la S punto. Quindi avrete fino all'ordine, se k è quante volte avete trovato derivata quella variabile, avrete k condizioni iniziali che vanno dalla non derivata fino alla k-1 derivata. Okay? Quindi il sistema n è un sistema del secondo ordine. Quindi a questo punto abbiamo quasi finito, dobbiamo scrivere le due equazioni della, diciamo, della dinamica, cioè dobbiamo scrivere x.1 e x.2. X.1, chi è X1? L'abbiamo assegnato alla variabile S, quindi la X1 punto è S punto, ma S punto l'abbiamo assegnata proprio a X2, quindi scrivo uguale a X2, finito. X.2, X2 l'abbiamo assegnato a S punto, quindi X2 punto sarà S2 punti. Dove la trovo? La trovo nella prima equazione. Mi ricavo S2 punti dalla prima equazione, quindi scriverò 1 fratto M per F, meno K fratto M per S, meno B fratto M per S, punto. Ma F l'abbiamo assegnato alla variabile U, S l'abbiamo assegnato alla variabile X1, S punto l'abbiamo assegnato alla variabile X2. Quindi posso riscrivere, se volete, questa seconda equazione scrivendo meno K fratto M per x1, meno b fratto m per x2, più 1 fratto m per u. Ecco le nostre equazioni che governano la parte dinamica. E poi l'uscita potrebbe essere la posizione della massa, potrebbe essere la velocità, potrebbe essere l'energia accumulata da questa massa, sarà quello che vi sarà assegnato. Facciamo giusto per completezza, supponiamo che ci sia stata assegnata come due uscite, una sia ad esempio la posizione, una la velocità. Banalmente in questo caso saranno proprio x1 e x2. Okay? Il sistema evidentemente è lineare, è tempo invariante ed è pure strettamente causale. Ci siamo? Domande? Vi è chiaro? Grazie. Prestate attenzione alle convenzioni, va bene?